Sì, c'è stato un aggiornamento sul recovery. Ovviamente, come sapete, c'è un negoziato che sta conducendo la presidenza di turno tedesca, la cancelliera Merkel, con il Parlamento. E all'inizio della sessione di questo pomeriggio c'è stato anche il presidente Sassoli, e anche lui ha riferito sullo stato del negoziato. Dobbiamo chiuderlo più presto. C'è ancora, diciamo, qualche difficoltà di ordine tecnico per chiuderla rispetto alle richieste del Parlamento e rispetto alla posizione attuale, diciamo, alla proposta attuale che è stata poi deliberata lo scorso luglio. Però non mi sembrano inconciliabili le cose, anche perché, insomma, stiamo parlando di un complessivo ammontare di 1.800 miliardi, insomma, quindi si tratta sì di una richiesta del Parlamento che vuole preservare alcuni programmi, qui tiene molto, per esempio Horizon, Erasmus, ma io credo che dal punto di vista anche tecnico si potrà trovare il modo per alimentare questi programmi. Ma sulla situazione Covid in Italia invece? Da offrire al Parlamento come compromesso? No, non è che abbiamo diciamo tra di noi messo a punto una posizione negoziale, una controfferta al Parlamento, lasciamo che sia condotta dalla cancelliera Merkel. Sulla situazione Covid in Italia, la decisione di De Luca di chiudere con le elezioni subito dopo che si era riaperto, come risponde dalla parte del governo? Ma guardi, noi abbiamo lavorato tanto in piena trasparenza, abbiamo detto che a scuola ci sarebbero state criticità, abbiamo detto però anche ogni anno che si aprono le scuole ci sono delle criticità, insomma, che si trascinano. Noi abbiamo lavorato per realizzare delle condizioni di sicurezza e anche dai risultati che sono emersi, tra l'altro il Ministero dell'Istruzione ha confrontato i dati del contagio a scuola con l'Istituto Superiore della Sanità, e anche l'Istituto Superiore della Sanità, leggevo oggi, ha confermato effettivamente che la curva del contagio a scuola è molto molto bassa. Questo significa che si è lavorato in modo proficuo, si sono realizzate condizioni di sicurezza per i nostri ragazzi. È merito anche della grande attenzione riposta da dirigenti scolastici, docenti, personale ATA. Quindi chiude così di blocco la scuola, secondo me, non è la migliore soluzione. Quindi impugnerete la decisione di De Luca? Questo ovviamente sono decisioni collegiali. Vi ricordo dal punto di vista formale, per come abbiamo costruito nell'ultimo disegno di legge il rapporto all'architettura normativa, le singole regioni possono adottare misure più restrittive. Dico semplicemente, faccio una prima valutazione, io non ho parlato con De Luca, dico che secondo me, ecco, chiudere subito in blocco tutte le scuole è una soluzione che sembra a portata di mano molto facile, ma anche dal punto di vista delle scelte, degli indirizzi politici, dei segnali che noi diamo sull'importanza, diciamo, per i nostri ragazzi di perseguire una modalità di apprendimento completa, qual è quella in presenza, insomma, non è il miglior segnale che stiamo dando. Tutto qui. Adesso voi permetteteci di interloquire. Io ritengo sempre che si debba ragionare, parlare, collaborare con tutte le autorità territoriali, in primis con i presidenti delle regioni e anche i rappresentanti dell'ANCI, dei sindaci, perché la nostra forza per affrontare questa difficile prova, questa nuova ondata, è quella sempre di, lo ripeto, fino alla noia, collaborare, collaborare, collaborare. Ci può essere una strategia europea? Ultima battuta, poi vi lascio andare a dormire. Una strategia europea di reazione al Covid, anche sulla scienza, sulle cure, sul vaccino? Ne abbiamo parlato, la sessione sul Covid era domani mattina, l'abbiamo anticipata questa sera, anche per questo abbiamo fatto tardi, quindi abbiamo ancora una volta, l'avevamo fatto anche all'ultimo Consiglio europeo, ci siamo confrontati con le varie esperienze, varie valutazioni, abbiamo scambiato informazioni, è molto importante. Abbiamo convenuto tutti della opportunità, anzi necessità, di proseguire in questo coordinamento. Poi ovviamente ognuno ha dei processi decisionali che devono rimanere nazionali, però il fatto di confrontare esperienze è molto importante. Anzi, ci siamo detti, anche su proposta della cancelliera Merkel, la presidente di turno, che sarebbe opportuno non istituzionalizzare, perché rimarrebbero informali, ma, diciamo, creare l'occasione periodica di una videoconferenza per confrontarsi specificamente su questo. Io ho proposto anche, semmai, affiancati ai nostri ministri della salute, che già si stanno coordinando, perché continuare
a confrontarsi su questo, a coordinarsi, è sicuramente molto utile. Grazie. Domani si aspetta un lockdown su Milano, perché ci sarà una riunione tra il sindaco e il prefetto e si parla di un lockdown. Non mi dica se mi aspetto il lockdown su Milano, perché non mi aspetto il lockdown su Milano, quindi ripeto, in questo momento noi dobbiamo continuare e dobbiamo soprattutto riporre fiducia sul comportamento di tutti quanti, di noi, dei cittadini tutti insieme, perché quella è la nostra forza, è stata la nostra forza. Io l'ho detto anche oggi nell'incontro che ho avuto questa sera nel mio intervento, ho detto le misure restrittive benissimo, le misure precauzionali bene, ma se i cittadini non dimostrano questa e non hanno fiducia nelle misure che noi indichiamo, nelle misure precauzionali, non esprimono quel senso di responsabilità, di coesione, di quel senso di appartenenza a un comune destino e perseguimento di un medesimo obiettivo, non si ottengono risultati. Dobbiamo puntare su quello. Buonanotte, buonanotte. 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 Buonanotte.